Io la mattina mi fermo sempre a leggere le lapidi. A quest'ora sembra che tutta la città sia fatta di parole e di nomi che nessuno ricorda più. Poi, quando ricomincia la giornata, allora quelle parole che avevano preso vita durante la notte tornano a essere quello che erano. Lettere scolpite sui muri. Così, mi aveva detto un signore che incrociavo ogni mattina, mentre lo spazzino iniziava a pulire le strade, e dal fondo d'un vicolo compariva qualcuno che portava a spasso il suo cane. Ad altri, invece, li vedevi correre o camminare in fretta, con la tuta aderente addosso, piena di colori smaglianti. Così ogni giorno si aprivano le porte e la gente cominciava a sfilare in questo grande palcoscenico matutino. Il prete, il salumiere, il sarto che apriva il suo laboratorio, l'attrice che saltellava da una mattonella all'altra. E quando tornavo la sera verso casa, e le lapidi tacevano ancora, incontravo spesso un musicista seduto su una panchina, piegato sulla sua chitarra. Partivo quando il paese si svegliava e tornavo quando tutto si ritirava per lasciare spazio al risveglio degli antichi nomi scolpiti sui muri.